Buonasera, vi do il benvenuto a nome del Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese. Ringraziamo la professoressa Elisa Guida, la dottoressa Nicoletta Fasano dell'ISRAT e tutti voi che siete presenti. Vi ricordiamo il prossimo incontro. Quello di questa sera è La strada di casa, ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah. L'autrice Elisa Guida ne discuterà con Nicoletta Fasano. La prossima settimana invece avremo la professoressa Irene Baldriga che presenterà Estetica della cittadinanza per una nuova educazione civica con la dottoressa Nicoletta Fasano. Tutti gli incontri sono organizzati dal Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo, l'Istituto Storico della Resistenza di Asti, l'Associazione Franco Casetta, in collaborazione con la FRA SPA, la libreria Il Pellicano di Asti e l'AINCH. Lascio la parola alla dottoressa Fasano. Ok, grazie, grazie a tutti, buonasera a tutti e soprattutto grazie a Elisa Guida che ha accettato l'invito. Elisa Guida insegna storia contemporanea all'Università della Tuscia ed è una dei soci fondatori della società, dell'Associazione Arte in Memoria di Roma, che è quella che si occupa delle pietre d'inciampo, del progetto Pietre d'Inciampo a Roma. E, il libro che presentiamo questa sera è un libro, secondo me, di cui si sentiva molto la mancanza, perché è un libro che tratta un tema, francamente, un po', troppo poco, di cui si parla troppo poco, ed è uno di quei temi in cui, quando si fa, soprattutto parlo per gli insegnanti nelle scuole, quando facevano o fanno tuttora ancora gli incontri con i pochi testimoni rimasti della deportazione, della Shoah, è una di quelle domande che arriva sempre alla fine del racconto, alla fine delle testimonianze. E quindi alla fine di un percorso di memoria, di testimonianza faticoso, doloroso, lungo, ed è uno di quei temi su cui spesso si sorvola. Il libro invece di Elisa Guida è preziosissimo perché ricostruisce proprio non solo attraverso le fonti documentarie, ma mettendo insieme le testimonianze dei sopravvissuti, ricostruisce i difficilissimi ritorni dal lager, dal campo di concentramento. I ritorni, il sottotitolo dice I sopravvissuti alla Shoah, ma lei si occupa anche della cosiddetta, tanto per intenderci, deportazione, tra virgolette, politica, insomma, non la deportazione, non solo della deportazione razziale. È un capitolo all'inizio anche dei prigionieri di guerra italiani presi sui vari fronti di guerra e anche i loro difficilissimi ritorni. Giusto per darvi un'idea, poi andrà più nel dettaglio Elisa Guida, i prigionieri di guerra dell'Armir in Unione Sovietica rientrano alla fine degli anni 40, addirittura nei primi anni 50, e quindi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo capitolo è già prezioso. Un altro che ho trovato finalmente nel dettaglio, la ricostruzione delle cosiddette marce della morte, cioè le marce di evacuazione dai campi, soprattutto dai campi dell'Est, in particolare Auschwitz. Lo spostamento da parte dell'SS dei prigionieri verso l'interno della Germania, verso gli altri campi di concentramento. Io ho provato fatelo anche voi, su Google Maps, un esercizio facilissimo. Mettete Auschwitz, mettete Mauthausen, Bergen-Belsen, qualsiasi altro campo di cui Elisa Guida cita come punto di arrivo di queste marce della morte, vi vengono fuori i chilometraggi, vi vengono fuori i tempi di percorrenza. Sapete che Google Map vi dà anche quanto ci si mette a piedi e collocate tutte queste distanze, questi numeri, in un inverno 45,
con i prigionieri stremati da mesi di prigionia e quindi avete il quadro che lei vi ricostruisce in questo capitolo. Quindi davvero un libro estremamente prezioso proprio già per queste due ricostruzioni. E poi il dettaglio dei difficili ritorni della disorganizzazione complessiva dei ritorni, dei difficili rapporti anche tra governi, del monopolio da parte soprattutto statunitense della gestione dei rientri. E se voi guardate l'appendice finale, l'elenco dei nomi dei sopravvissuti, il campo di prigionia e il campo di liberazione o i campi in cui sono stati per alcuni mesi detenuti sopravvissuti, vi rendete conto che spesso coincidono, no? Quindi io partirei con Elisa da questa, appunto, dalla richiesta se lei ci può fare il quadro, ecco, di quella disorganizzazione, di quei momenti così difficili, dei problemi, insomma, che si vengono a creare. Perché è così difficile ricostruire costruire, scusate, il ritorno a casa dei sopravvissuti per i soggetti coinvolti in quell'Europa distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, tenuto conto che, come specifica lei, l'esperienza italiana della gestione dei prigionieri era quella della Prima Guerra Mondiale, ma in quel caso lì erano soldati. Nel caso della Seconda Guerra Mondiale abbiamo una tipologia diversissima di prigionieri, di internati, di deportati che ritornano da diversi punti dell'Europa. Ecco, se ci ricostruisci, ecco, quel contesto così difficile, poi entriamo più nella soggettività delle memorie anche. Allora, grazie, innanzitutto grazie per l'interesse che avete dimostrato verso questo libro, al quale sono molto molto legata, e grazie per questa bella presentazione e per la domanda che, insomma, ci ricostruisci tutto. Sì, ci provo. E parto proprio dalle parole di Nicoletta. È un quadro complicatissimo. Credo che la chiave per riuscire a capire che cosa sia successo per tornare a casa sia mancanza di pace, sia disorganizzazione, sia caos. Alla fine della guerra abbiamo una fiumana di persone che si sposta da una parte all'altra e gli italiani costretti dalla Seconda Guerra Mondiale lontano da casa, che devono tornare indietro, sono tantissimi. E hanno alle spalle una storia diversissima. Quindi sì, questo è un libro dedicato al ritorno dei sopravvissuti alla Shoah, però credo che una caratteristica fondamentale per uno studio storico che ambisce ad essere serio è quello di non decontestualizzare la Shoah, e quindi non si tratta di 500 persone che tornano, perché purtroppo i numeri sono così bassi: su quasi 8.000 deportati dall'Italia ne tornano poco più di 500. Ma con loro tornano migliaia di persone. Chi sono e quali sono le loro storie? Perché se altrimenti io vi dico che Piero Terracina torna il 2 dicembre del 1945, non vi dico quando tornano gli altri, non vi do gli estremi per un ragionamento, vi do solamente una storia individuale. Quindi da una parte abbiamo i prigionieri della guerra fascista, quella che gli italiani hanno combattuto tra il 40 e il 43, e quindi i vari fronti, pensiamo ai ritorni dall'Africa, ai ritorni dagli Stati Uniti d'America, appunto ai ritorni dalla Russia, che poi vanno a intrecciarsi con una parte di storia particolarmente complessa, e quindi il desiderio di non farli rientrare in patria per evitare che possano raccontare che cosa è stato il comunismo, che cos'è il comunismo, quindi la volontà di tenerli fuori. Poi abbiamo l'universo dei deportati, e su questo facciamo riferimento intanto agli internati militari italiani, cioè a quei militari che sono stati presi l'8 settembre, che non rientrano nello statuto di prigioniero, proprio perché così Hitler può continuare a sfruttarli tenendoli fuori dalla Convenzione di Ginevra. Perché? Perché l'8 settembre, faccio un minimo di inciso, sono presi dall'8 settembre in poi
sono presi 800.000 militari italiani. Viene data loro la possibilità di continuare la guerra al fianco di Hitler oppure di essere internati. Gli si dice: scegli che cosa vuoi fare, la prigionia o continui a combattere al fianco di Hitler? E 600.000 dicono di no, cioè preferiscono la prigionia piuttosto che continuare la guerra al fianco di Hitler. Ed è un atto di resistenza enorme, è un atto di resistenza di cui forse ancora non si è detto abbastanza. E a noi interessano nella dinamica del ritorno, che affrontiamo con particolare interesse sui sopravvissuti alla Shoah, proprio perché le storie degli internati militari italiani, cioè di questi 600.000, anzi meno, perché molti muoiono durante la prigionia, le loro storie si intrecciano con le storie degli ebrei. E si intrecciano anche con quello che la Fasano definiva appunto l'universo dei deportati politici. Quindi è questo il nostro universo che andiamo ad analizzare nell'ambito di tanti rientri. Poi dobbiamo metterci un altro fattore che complica le cose, quindi facendo riferimento ai lager, in parte liberati dall'Armata Rossa e quindi che ricadono sotto una determinata politica, un'altra parte liberata dagli angloamericani e quindi un'altra politica. Altro fattore che ci complica la vita, la periodizzazione. Auschwitz è sì liberato il 27 gennaio del 1945, la guerra in Europa finisce a maggio, quindi siamo in una fase, se nella fase successiva alla fine della guerra parliamo di un periodo in cui non c'è pace nell'animo umano, non basta un trattato per parlare di pace. L'Europa è ancora in guerra come cultura, come mentalità. Lo vediamo nel concetto di prevaricazione. Il concetto di prevaricazione non muore con un trattato. Ma ancora prima, siamo nei fatti ancora in guerra. Quando Auschwitz è liberato, siamo in guerra. E quindi abbiamo tutto, febbraio, marzo, aprile, maggio, per poi cominciare effettivamente a parlare di rimpatrio. I mesi che abbiamo tra gennaio e maggio sono dei mesi di assoluta sospensione e questo lo vediamo in maniera chiarissima nel romanzo fantastico di Levi, Chi è la tregua, che poi nei fatti non è stato seguito dalla storiografia e sono stati pochissimi gli studi sul rimpatrio, come diceva la Fasano. E quindi abbiamo tutta una serie di elementi che complicano il rimpatrio. Per quanto riguarda il caso nazionale, la nostra situazione, cioè che cosa siamo noi? Noi non abbiamo la possibilità di andare a riprenderli. Tra l'altro, per la Convenzione di Ginevra, i prigionieri non si vanno a prendere, i prigionieri devono tornare. E quindi chi li libera li fa tornare. E questo è in base alla Convenzione, è pur vero però che tanti altri governi vanno a prendere i loro deportati politici. Chi sono i deportati politici? Fondamentalmente sono quelli che hanno cercato di mandare via i nazisti, che hanno combattuto contro i repubblichini, sono gli eroi della patria. E gli eroi della patria l'Italia li lascia dimenticati là. Ci sono pochissime iniziative. Quindi da una parte è vero, politicamente contiamo niente, politicamente ci sono gli americani, insomma la storia sappiamo com'è andata, però è un problema culturale, cioè si inizia in questo periodo quel bisogno di rimozione, quel bisogno di mettere sullo stesso piano tutte le esperienze. Quindi i prigionieri sono prigionieri un po' tutti uguali, i reduci sono reduci tutti. E nella definizione di reduce c'è un'enorme mancanza. Io mi ci soffermo in un paragrafo che ho scelto di intitolare Ebrei in quanto ebrei, perché andando a spulciare la documentazione sulla definizione di reduce, che non è solo un intellettualismo, per noi è importante perché. È importante perché se rientri nella categoria del reduce hai poi diritto a determinati benefici. E quindi è una cosa fondamentale. E gli ebrei non ci sono in queste varie definizioni. Perché? Perché vengono dimenticati, eppure erano stati deportati in quanto ebrei.
Ed è un quell'essere in quanto ebrei, poi a un certo punto sparisce e sono la loro esperienza è omologata alle esperienze degli altri, mentre invece è un'esperienza diversissima. Non si tratta qui di stabilire una gerarchia della sofferenza, non è il compito dello storico, però sicuramente siamo di fronte ad un'esperienza singolare. La deportazione non avviene per motivi militari, non avviene per motivi economici, ma è una deportazione che ha come obiettivo lo sterminio. Quindi è un discorso completamente diverso. E quella cultura che non vuole ascoltare, che vuole mettere sullo stesso piano tutte le esperienze, quella cultura dell'Italia che va avanti, che è un po' quella cultura di cui ci parla Bassani in un suo racconto straordinario, che ci dice tutti avevano sofferto e quando si soffre talmente tanto, poi quando la società riparte non guarda in faccia a nessuno, ha bisogno di futuro, ha ansia di futuro, ha sete di futuro. Ed è quindi in questa prospettiva che gli ebrei vengono dimenticati e si inizia quel vuoto culturale, quella mancanza, chiamatela come volete, che solamente negli anni 60 si infrange a partire dal processo Eichmann, quando finalmente i testimoni, i sopravvissuti vengono ascoltati. Quindi il 61 per noi è un momento fondamentale. Però ritorniamo al rimpatrio, che cosa succede? In qualche modo devono tornare queste persone. Quindi sì, è tutto complicatissimo e per l'opera dei governi, per gli italiani, per il governo italiano che poi non riesce a fare i conti con questa sfida, insomma. Cioè, è il governo che ci sta portando alla democrazia, al referendum, alla Costituzione. Eppure è una classe dirigente che non riesce a cogliere la specificità dell'esperienza ebraica. E quindi come tornano? Tornano, De Filippo diceva, scriveva, accoppano staffone e treno. Effettivamente è così, a pere, camminando. Ed è molto bello questo rapporto tra la letteratura e la storia, perché De Filippo ci racconta questa esperienza nei fatti prima che questa avvenga, che è il bello dell'intellettuale, della letteratura, cioè chi legge i tempi proprio mentre stanno avvenendo. E in questa mancanza di solidarietà, in questa incapacità di andarli a prendere, vediamo come invece nasce una profonda solidarietà dal basso, dimenticati dal loro paese, dopo aver vissuto un'esperienza liminare, tragica, ghiacciante, chiamatela come volete, cioè dopo aver visto i propri parenti, i propri genitori andare nelle camere a gas, dopo aver visto la morte, dopo aver sofferto la fame, la sete, tornano e tornano dandosi una mano. E quindi nel rimpatrio abbiamo esattamente il contrario di quello che Hannah Arendt ci diceva del Lager. Che cosa ci dice Hannah Arendt del Lager? Il Lager annulla l'individualità, lo vediamo dal processo, dal tatuaggio, dalla rasatura. Appena arrivati, i deportati perdono la loro individualità, la spontaneità, sono tutti elementi, e la solidarietà, sono tutti elementi che vengono meno. Il rimpatrio invece da una parte è caratterizzato da questa indifferenza dall'alto, se non in un caso straordinario che è quello del carteggio tra Quaroni e Piero Terracina. E dall'altra parte da questo ritornare a essere persone. E quando si ritorna a essere persone, si ritorna anche ad avere comportamenti solidali, ad aiutarsi. E quindi si crea quella categoria molto bella di solidarietà, in cui la logica è che il più forte aiuta il più debole. Nicoletta, dimmi tu, se hai un'altra domanda o io vado avanti. Vai pure, io ti lascerei continuare. Ecco, che cosa succede all'indomani proprio della liberazione dei campi? Perché adesso tu dedichi un paragrafo, un capitolo alla liberazione di Auschwitz, per esempio. Sì, è un campo che è semivuoto, tra virgolette, nel senso che è già stato evacuato, ma i prigionieri che sono sopravvissuti in questo caso, per esempio, si ritrovano a lavorare per
l'esercito sovietico, no? Oppure più tardi, aprile, maggio, quando vengono poi liberati gli altri campi, i prigionieri si ritrovano a dover sottostare alle stesse sostanzialmente regole, no, all'interno del lager e si ritrovano a rivivere di nuovo il lager pur da liberi. Ecco, questi i primi giorni, le prime settimane, no, di confusione totale. Tu lo ricostruisci benissimo nell'animo proprio dei prigionieri, no? Quello che accade. Non capiscono assolutamente quello che accade, non vedono qualcuno che li vada a prendere, non vedono nessuno e non riescono, ecco, i primi a non riuscire a capire la situazione sono proprio loro in questo smarrimento totale, che è davvero uno smarrimento dell'animo e forse una ferita ancora più profonda o profonda come l'esperienza del lager. Allora, forse ecco, possiamo partire con quello che mi ha raccontato Nedofiano, che mi ha detto: guardi, noi non eravamo né liberi né prigionieri, eravamo liberati, che è una condizione profondamente diversa. Quindi cerchiamo di vedere che cosa è stata la liberazione e che cos'è invece la libertà. La liberazione, intanto, sfatiamo un mito, la liberazione dei lager avviene fondamentalmente perché le truppe si trovano a passare per quei campi e non è un dato da poco. Quindi facciamo un passo indietro. È dal 42, è nel dicembre del 42 che noi abbiamo il primo documento che è pubblico, che è trasmesso dalla BBC, quindi insomma niente di segreto che mi sono inventata io, in cui Unione Sovietica, Stati Uniti d'America e Gran Bretagna dicono: sappiamo perfettamente quello che sta accadendo nei campi di concentramento e di sterminio. Tuttavia, la nostra politica non è quella di liberare gli ebrei, è quella di vincere la guerra, ergo liberare gli ebrei. Ora, non è per fare i maestrini con le date, però c'è qualcosa che ci può interessare. La decisione della soluzione finale è del gennaio del 1942. A dicembre dicono: sappiamo tutto, ad Auschwitz arrivano a gennaio del 45. Quindi passa un arco di tempo clamoroso. È vero che sicuramente le persone che si adoperano per salvare chi trovano fanno un lavoro pazzesco, però chi sono queste persone? Quando sono stata in archivio, al di là della difficoltà di tirar fuori dei documenti sull'Armata Rossa in Polonia, perché il direttore mi ha detto: ma fate bene voi a parlare bene dell'Armata Rossa. Dico: ma io in realtà non volevo né parlare bene né parlare male, vorrei capire che è successo. Ma a un certo punto sono spariti tutti i documenti. Ho trovato un medico che il giorno della liberazione, il 27 gennaio, sta al seguito dell'Armata Rossa, e poi parliamo di una commissione formata da 5 medici e da 12 infermiere, di cui ho letto le relazioni e ho visto le fotografie. I superstiti quant'erano? Circa 8.000. Ora, 5 medici saranno pure stati bravissimi, ma insomma, 5 medici per 8.000 persone. Capiamo che l'obiettivo non era quello di andarli a curare, perché altrimenti sarebbero andati con delle forze diverse. Chi trovano? Trovano i Musulman, perché chi non stava morendo i 15 giorni prima, fondamentalmente era stato mandato a fare le cosiddette marce della morte, alle quali ho dedicato un capitolo, perché altrimenti non si spiega, cioè non puoi dare conto al lettore e dire: i deportati italiani sono stati deportati quasi tutti ad Auschwitz e poi sono stati liberati a Mauthausen, a Dachau, che uno dice: vabbè, ma che andavano in giro? No, non andavano in giro. È l'ultima fase della guerra. È quando ci si rende conto che è finita, che non c'è più niente da fare, che stanno arrivando gli alleati, che scatta questo meccanismo folle per il quale i sopravvissuti vengono spostati da un campo all'altro. Perché vengono spostati da un campo all'altro? Per eludere l'avanzata del nemico e quindi continuare a sfruttare la manodopera, ma in realtà soprattutto per non lasciare tracce. Perché sono marce
che si fanno in parte a piedi, in parte nei vagoni dei treni aperti. È gennaio, fa un freddo cane, non sono vestiti, non mangiano e gli SS soprattutto non hanno niente da perdere e quindi sparano su chiunque. Perché? Perché la loro marcia non deve essere rallentata, perché gli ebrei vengono spostati, ma nel frattempo gli SS scappano e non hanno nessuna intenzione di farsi prendere perché gli ebrei si fermano e quindi gli sparano per niente. Bertolini mi diceva: ma ti assicuro che si può dormire, mangiare, camminare tutto insieme. Non proprio è una gamba davanti all'altra, è un piede davanti all'altro. Liliana Segre lo racconta in maniera particolarmente efficace. Dice: non eravamo degli scheletri che camminavano, vedevamo una foglia di cavolo e ci avventavamo su questa foglia di cavolo e quindi poi stavamo male. Quindi per molti la liberazione avviene in queste circostanze. A un certo punto le SS non si vedono più. Quindi sono liberi. Quindi siamo molto lontani poi dalla retorica della liberazione. Quindi nel campo di Auschwitz invece rimangono solamente quelle persone che secondo i calcoli delle SS stavano lì lì per morire. Quindi affetti da dissenteria cronica, persone che pesano 30, 31, 25, 38 kg. Ma non lo capiscono, c'è cioè la liberazione. Nelle interviste che ho fatto, quando ho scelto di lavorare sul rimpatrio, mi sono accorta che il rimpatrio era solamente la parte conclusiva della narrazione. E quindi per fare questa ricerca ho cercato di creare il mio archivio e quindi ho lavorato sulle interviste che queste persone hanno rilasciato a me. Quindi forse rientro nell'ultima generazione che ho potuto fare questa operazione. E vediamo come non c'è assolutamente la retorica della liberazione. Allora, Gotti Bauer mi racconta che di aver saputo della liberazione della sorella. La sorella era miope e non aveva gli occhiali erano già stati via ammucchiati con tanti altri occhiali, che quindi si stringe gli occhi, a me questa cosa ha molto colpito, probabilmente perché sono miope, e fa: mi sembra di aver visto i russi. Ecco, questa qui torna in baracca e dice: boh, mi sembra di aver visto i russi. Bom, e questa è la liberazione. Piero Terracina continua a mangiare. Nel frattempo si sente male perché è vero che sono persone morenti, ma le SS sono partite e quindi si sono tutti trascinati per cercare delle cose da mangiare nelle cucine. Quando le hanno trovate, e a volte è stato più dannoso della fame stessa, perché uno stomaco non abituato al cibo è uno stomaco che scoppia. Questa è la liberazione. Pensiamo alla liberazione delle sorelle Bucci, che è ancora ecco, meno retorica di quanto ci possiamo, di possiamo immaginare. Sono due bambine, non hanno assolutamente percezione, non hanno la differenza, non sanno la differenza tra l'una e l'altra parte. E quindi racconta Alessandra Bucci, dice: vedo un soldato che mi offre un pezzettino di salame. Tendenzialmente le SS non offrivano da mangiare, quindi evidentemente era un altro esercito. La liberazione quindi avviene, ma in molti non se ne rendono conto, ricominciano a capirlo in un secondo momento. E ogni persona intervistata ha il suo momento della liberazione, per nessuno coincide con il 27 gennaio. La liberazione è quando lo capisci, è quando lo realizzi. E per realizzarlo hai bisogno del pensiero. Per il pensiero hai bisogno del corpo. Un corpo affetto da dissenteria cronica che fa sì che non ci si regga in piedi, un corpo di 30 kg, un corpo ridotto in queste condizioni, non pensa. E se uno non pensa, non pensa neanche se è libero o non è libero. Sopravvive. Con le cure, che per carità avranno avuto tutte le mancanze del caso, però riescono poi a far riprendere i superstiti. Il corpo incomincia ad aggiustarsi, incominciano a mettersi chili, incominciano ad ingrassare ed è lì, quando non c'è più l'emergenza del corpo, che arriva il pensiero. Quando arriva il pensiero si dice: sono libero. Sono libero, ergo arriva un'enorme sofferenza. E questo lo spiega in un modo pazzesco, a mio avviso, Primo Levi, che
chi è forse la persona, l'intellettuale, lo scrittore, direi, ecco, non solo il testimone, che più di tanti altri, che forse meglio di tutti è riuscito a raccontare questa cosa. Perché lui ci dice: nel lager non si soffriva. Lui dice: ma come? Dice: no, non si soffriva come soffrono gli esseri umani. Nel lager si soffriva per la fame, per le percosse, per il freddo, per la sete. E poi diceva: ma anche gli asini soffrono per queste cose qua. Qualunque animale soffre per queste cose qua. La sofferenza dell'essere umano non è una sofferenza che si limita alla fame, alla sete, al freddo, ma noi soffriamo per tanti altri motivi. Noi soffriamo per la nostalgia, per la mancanza delle persone amate, per i pensieri che ci facciamo, per il futuro che ci viene negato, per l'orrore del presente, per la tragicità di quel momento. Tragicità che si era interrotta nei primi giorni di Auschwitz-Birkenau. Questo forse lo capivo ancora meglio, quando ho fermato l'attenzione nel dettaglio, ho studiato e ho scritto la biografia di Piero Terracina, perché a un certo punto si smette di soffrire. E Piero me lo diceva con chiarezza i primi giorni, perché altrimenti si soccombeva, perché si è arrivati stipati in questo vagone e non si sapeva dove si andava e si facevano i bisogni tutti insieme, la promiscuità e si arriva, e la paura, e i cani, il freddo, e l'orrore e i genitori assassinati. E lui si salva con i fratelli, la prima domanda che fa è: dove sono mamma e papà? Mamma, papà e nonno nel suo caso. E la risposta che tutti quanti si sentono dire è: lo vedi quel fumo, sono passati da lì. E lì non ti puoi permettere una reazione umana, perché t'ammazzi, perché muori di pianto, perché... E lì scatta la sopravvivenza, cioè pensare a: vediamo se riesco a sopravvivere altri 5 minuti, vediamo se faccio altri 5 minuti, e così. 5 minuti in 5 minuti. E la maggior parte dei superstiti mi ha raccontato questa cosa qua, cioè si è stoppata la sofferenza. La sofferenza ritorna con il pensiero, ritorna nel rimpatrio, ritorna quando c'è un corpo, ritorna in qualche modo quando ci si può permettere di soffrire come degli esseri umani e non essere annientati. Non torna però solamente la sofferenza, e torna quella domanda del perché. Perché io, come ho fatto e soprattutto adesso che cosa farò? Anche qui apro un inciso, il senso di colpa del sopravvissuto, secondo me è un po' una roba che ci siamo inventati noi. Perché io non ho mai intervistato un sopravvissuto che mi ha detto di avere un senso di colpa? Beh, è un senso di colpa che si sono sentiti buttati addosso quando sono tornati. Perché gli uomini si sono sentiti dire: perché sei tornato tu invece di mio padre, invece di mio fratello, invece di mio figlio? Quindi il testimone, il superstite di per sé non aveva nessun senso di colpa. Gli è stato buttato addosso quando è tornato. Perché che cosa significa una frase del genere? Che cosa hai fatto? A chi hai rubato la minestra? Che cosa hai combinato? Non... E quindi quasi significa: cioè, mio fratello è morto a casa tua, a causa tua. Per le donne è ancora peggiore, perché significa non che cosa hai fatto, ma sostanzialmente con chi sei stata per esserti salvata. Da lì il silenzio fino agli anni 60. Quindi, liberazione, libertà sono due momenti diversissimi. Con la libertà torna la sofferenza. Ma torna anche il senso della vita, torna il senso delle relazioni umane. E come dicevo, ogni sopravvissuto ha il suo momento. Per molti coincide il momento della libertà con una consapevolezza di se stessi, nuova, rinnovata. E il tema fondamentale è il corpo che cambia. Per le donne un evento fondamentale sono le mestruazioni, il ritorno del ciclo mestruale. E questo lo dice Edith Bruck con estrema chiarezza: segna il passaggio da un corpo destinato a diventare cenere a un corpo in grado di generare vita. Con Gotti Bauer, invece, mi sono accorta che non basta l'essere presenti a se stessi, il corpo, il seno che torna, i fianchi che si riformano e quindi questo nuovo corpo che prende vita.
Ma è fondamentalmente nel rapporto con gli altri che ci si ritrova. Lei me l'ha raccontato in un modo molto bello. Mi ha detto, ero ad Auschwitz 1, lei era nell'ospedale che era stato organizzato ad Auschwitz 1 dopo la liberazione dalla Croce Rossa Polacca. E lei mi dice, a un certo punto passa un gruppettino di soldati. E io mi sento guardata. E poi mi fa, ma figurati se mi guardava, anche io ero brutta, avevo dei vestiti troppo larghi per la mia misura. Ma al di là di questo, e mi ha detto, io mi sono sentita guardare e poi mi ha detto, e qualcosa si è rotto sotto le ossa del petto. In quel momento ho capito di avere una casa, ho capito che non abitavo ad Auschwitz, ho capito che avevo un papà, ho capito che ero libera. È stato il confronto con gli altri, è stato l'essere riconosciuta come persona e come donna da un gruppo di uomini. Ed è forse una delle cose più belle che caratterizza il rimpatrio, cioè il rapporto tra uomo e donna, cioè il riconoscersi nuovamente nelle relazioni che sono relazioni di amicizia e relazioni d'amore. Non c'è un uomo che non mi abbia raccontato con una delicatezza d'altri tempi l'innamoramento nei confronti di un'infermiera, nei confronti di una donna che si conosce per puro caso. È il momento delle relazioni ed è il momento della solidarietà, è il momento in cui il più forte aiuta il più debole. Allora chi è il più forte in queste circostanze? Sono più forti i deportati politici rispetto ai deportati razziali, in linea di massima sto generalizzando. Perché? Perché molto spesso sono più grandi, sono leggermente più grandi, hanno un'idea diversa del mondo, sono più attivi, pensate a chi ha fatto la resistenza ed è stato catturato rispetto a chi invece è stato preso, a una ragazzina magari del ghetto di Roma che è stata presa da casa sua e è uscita di casa praticamente la prima volta quando è stata deportata. I deportati politici organizzeranno il rimpatrio da Dachau, da Mauthausen, proprio perché ritorniamo a quello che dicevamo prima, nessuno li va a prendere. E a un certo punto i deportati politici, che hanno una consapevolezza politica diversa dai deportati razziali, se lo organizzano da soli il rimpatrio. E il rimpatrio da Mauthausen è organizzato da Melodia ed è una storia straordinaria, perché Melodia è l'ultimo che torna. Fino a quando non sono caricati tutti gli altri, Melodia non sale sul camion. No? Ed è una storia straordinaria, perché cioè, sale per ultimo. Dopo la prigionia Mauthausen è un atto di straordinario eroismo. E storie analoghe le ritroviamo a Dachau e le ritroviamo a Buchenwald. Poi ancora, chi è il più forte? Gli uomini sono più forti delle donne. Qui entriamo nell'orrore della guerra e di quello che la guerra lascia. Questo dicevo quando dicevo non basta un trattato di pace per far sì che ci sia la pace, non è una roba bianco o nero. Ci si deve arrivare alla pace, si deve costruire la pace e cultura. Non, il trattato è il presupposto, ma non è sufficiente. E quindi che cos'è anche che caratterizza questo periodo? Le violenze che da sempre si accompagnano alla guerra e la paura dei russi è una paura che si trova in tutte le testimonianze delle donne. E alcune italiane finiscono nelle grinfie di alcuni soldati dell'Armata Rossa e tutte vivono con l'ansia. Mi racconta Dora Venezia, ma i russi si violentavano qualsiasi cosa, dalle vecchie alle bambine. E in questo orrore, in questa violenza fuori controllo, rientrano anche le sopravvissute alla Shoah. Caso diverso invece lo ritroviamo per quanto riguarda la parte anglo-americana. Non ritroviamo storie di stupri, ritroviamo storie di squallore di una violenza diversa. E quindi a Bergen-Belsen
Alcune testimoni raccontano che per avere mezzo chilo di zucchero si andava a fare una passeggiata con il soldato di turno e poi si otteneva questo mezzo chilo di zucchero. Una storia diversa rispetto alla violenza esercitata dall'Armata Rossa? Sì, è una storia di violenza, però sì, assolutamente una storia di violenza. E quindi gli uomini aiutano le donne a tornare. E poi ci sono i più grandi che aiutano i più piccoli. E questa è stata la parte di cui mai più mi occuperò nella vita, perché è quella che ti prende il cuore e te lo butta. Perché a un certo punto mi sono chiesta, ma i più piccoli come sono tornati a casa? Perché torni a casa e non sai dove è casa tua? E io a 6 anni non sapevo dove fosse casa mia, ma neanche dalla scuola ci sapevo tornare. Ma più, cioè. Beh, innanzitutto siamo di fronte al momento più drammatico, perché se si vuole fare una ricerca sui bambini che tornano, il primo dato è che i bambini sono sostanzialmente tutti assassinati, sono 6 bambini che tornano su 2.000 deportati, cioè è agghiacciante, e tornano tutti quanti aiutati da qualcuno di adulto. Rihanna Jereny torna perché a un certo punto un militare vede che sta lì e nessuno la prende, nessuno la prende, sta per partire questo convoglio del rimpatrio, nessuno la prende, e questo si prende la responsabilità e dice: volere volare, lei torna con me. E gli alleati cercano di dirgli di no, lui prende la ragazzina, la carica su sto camion e lei torna così. Le sorelle Bucci hanno una storia ancora più drammatica, ancora più pazzesca, perché non sanno di essere italiane, non sa, ma figuratevi cosa significa essere deportati a 4 anni, a 4 o 6 anni. E c'è questa figura di questa mamma, che io trovo di un'intelligenza straordinaria, che durante la prigionia riesce ad andare nel Kinder Block ogni tanto. E io immaginavo, quando me l'hanno raccontato, che andasse lì per portarle del pane, per coccolarle, per dire una parola d'amore. Invece andava là e diceva: ricordatevi come vi chiamate, io mi chiamo Alessandra Bucci, io mi chiamo Tatiana Bucci. E loro me l'hanno raccontato con l'angoscia delle bambine, di questa mamma sempre più smunta, sempre più scheletro, tutta rasata, che andava lì a dire: ricordati come ti chiami, e glielo faceva ripetere. E la mamma poi è selezionata per una marcia della morte. Queste bambine neanche capiscono che arriva la liberazione, che passa attraverso una fetta di salame. L'unica cosa che sanno dire in italiano, perché se ti deportano a 4 anni, tu hai disimparato la tua lingua madre durante il periodo della prigionia, e quindi hanno imparato quella lingua che è la lingua strana del lager, che è nessuna lingua, che è proprio è quell'insieme babelico di lingue che si parla ad Auschwitz. E non sanno dire niente, si esprimono con la lingua di Auschwitz. Però sanno dire: io mi chiamo Alessandra Bucci, io mi chiamo Tatiana Bucci, e questa è stata la chiave per tornare a casa. E perché semplicemente da questa frase dà tantissime informazioni, dal nome, dal cognome, ed è detta in italiano, quindi bisogna cercare qualcuno in Italia, è un'informazione enorme. E un altro bambino italiano è aiutato da un deportato viennese, e che se lo porta con sé a Vienna, e poi da Vienna avrà il suo percorso. Quindi tutta una serie di storie che ci riportano alla dimensione umana delle relazioni, degli affetti, della solidarietà. Pensate a Lidia Beccaria Rolfi. Lidia Beccaria Rolfi riporta, che è una deportata politica, e riporta due bambine deportate razziali, sostanzialmente fa loro da madre. E quindi, finalmente recuperata quella dimensione umana, ritornano fuori i sentimenti umani, e la solidarietà è tipica dell'essere umano. Quindi, se c'era o non c'era solidarietà nel lager, credo che forse ancora noi non lo possiamo sapere, perché poi per saperlo dobbiamo fare riferimento alle testimonianze, ma anche alla narrazione di sé, le testimonianze, e ognuno dà la propria versione. Però dobbiamo anche considerare che ognuno ha una certa immagine di sé per elaborare un evento, a maggior ragione una persona che è sopravvissuta ad Auschwitz. Sono in pochi che hanno detto: sì, io ho rubato, sì, io ho preso la scarpa di quell'altro, sì, io ho preso la zuppa di quell'altro. E
Tutti però dicono succedeva, accadeva, quindi è difficile saggiare, cercare di capire se effettivamente possiamo parlare di solidarietà. Secondo una buona parte di testimonianze, no, non possiamo parlare di solidarietà. Caratterizza il periodo successivo, invece proprio il ritornare ad essere umani, ritornare ad essere persone e quindi ritornare a stringersi con l'obiettivo comune di tornare a casa, a maggior ragione perché il tuo governo non ti viene a prendere. Il libro di Elisa Guida è proprio Elisa Guida, nel senso che nel libro documentatissimo, ovviamente, fonti, archivi consultati, eccetera, però lei riesce a ridare a tutto quell'umanità di cui sta parlando e quelle condizioni umane così diverse, non solo facendo parlare i testimoni, anche proprio con la sua particolare sensibilità. E già solo che utilizza già solo nei titoli, no, dei capitoli, io ne leggo solo uno, il rimpatrio come fatto esistenziale, no, proprio quello che lei diceva. Vi leggo solo un brevissimo passo. Ma a caratterizzare il rimpatrio non fu solamente la possibilità di rimandare il corso della propria esistenza, di riannodare, scusate, il corso della propria esistenza, quanto piuttosto il contrasto tra il mondo esterno e il mondo interiore degli ex deportati. Il primo, ancora impregnato di violenza, dimostrò di non avere né spazio né interesse per i reduci. Il secondo, teso alla ricostruzione, finì schiacciato tra l'orrore del passato appena trascorso e l'indifferenza del presente, no? È solo uno studio, una ricerca particolarmente sensibile, riesce a far parlare i testimoni in maniera, ecco, diversa, insomma, come ha fatto Elisa Guida. E mi ci sono ritrovata in alcune cose che lei ha detto. Quando la sofferenza ritorna col pensiero, no? Mi è subito venuto in mente un ex deportato di Torino, sì, lui è stato a Mauthausen, che lui diceva, a un certo punto, passati i giorni dopo la liberazione, di colpo avevo recuperato un po' di forza, avevo recuperato un po' di peso, mi guardo intorno e vedo il vuoto intorno a me. È la prima volta che vedo la morte dei miei amici, non me ne accor o dei miei compagni di prigionia e di lotta, non me ne sono accorto fino a quel momento. È il pensiero che si mette a un moto, ed è un pensiero terribile che poi non lo abbandonerà per tutta la vita, ma è il pensiero che si mette in moto davvero quando il corpo riesce ad acquistare un po' di più di quell'umanità che aveva perso. E anche hai citato Lidia Rolfi, testimone straordinaria, piemontese, che con una lucidità e anche una sincerità nel suo racconto, lei racconta proprio la difficoltà delle donne, no, del rientro alla normalità, no? Quando la prima visita che fa dal ginecologo e le chiede: ma sei a posto? Intendendo con quella frase proprio, dice: non è possibile che tu non abbia il ciclo mestruale, senz'altro, no? Oppure ti sei salvata, e perché se ti sei salvata è perché, no, hai dato il tuo corpo, hai venduto il tuo corpo, eccetera. E questo lo ritrova anche purtroppo in certe amicizie o in certi legami parentali, no? Questo sguardo così giudicante, no? Questo sguardo così colpevolizzante. O come Liliana Segre, quando dice: venivo osservata mentre mangiavo, no? Brutalmente, con questi gesti brutali, questo linguaggio, anche che è il linguaggio del lager, imparato nel lager, no? Così diverso, no? Dal resto. E la perdita, no? Ecco, di una certa gestualità, eccetera, che viene giudicata, e quindi il senso di colpa, no, che viene trasferito, no, sui sopravvissuti. Per cui davvero grazie, grazie della tua anche proprio capacità di scrittura, ecco, no, di saper
Riempire di umanità, ecco, riempire di umanità i documenti che tu hai guardato, la tua ricerca, eccetera. Questo libro è particolarmente interessante anche per quello. Grazie. Allora, io lascerei spazio alle domande, alle curiosità, alle riflessioni, a qualunque cosa tutti i nostri amici possano venire in mente, Giovanna. Sì, se qualcuno vuole scrivere in chat una domanda, alzare la mano e farla. Io volevo sapere invece negli altri paesi com'è avvenuto il rientro? È stato così doloroso, così lungo? Allora, negli altri paesi no, non è stato così lungo perché l'unico paese che non è andato a riprendere i suoi deportati è il nostro. E quindi è stato per gli altri più semplice da un punto di vista appunto di viaggio interiore, di viaggio e appunto come ritorno alla propria umanità e sicuramente segue dinamiche diverse, ma sicuramente molto probabilmente la lentezza per ritornare ad essere umani caratterizza anche le storie degli altri deportati. Da un punto di vista pratico, le storie sono analoghe per chi viene liberato dall'Armata Rossa ad Auschwitz-Birkenau, perché la guerra non è ancora finita, non è finita per nessuno. Per chi viene liberato ad Dachau, a Mauthausen, a Buchenwald invece le storie sono molto diverse, perché i governi mandano dei camion a riprendere i loro uomini. E questo è raccontato anche da tantissimi italiani. E soprattutto politici che appunto dicono oggi hanno portato via i francesi, oggi hanno portato via e noi niente. E com'è possibile? Ecco, Pajetta questo lo racconta molto bene. E quindi è una storia diversa, soprattutto per i politici, che per carità nella deportazione politica poi confluiscono anche tante persone che non erano altamente ideologizzate, che sono finite nei rastrellamenti per caso, eccetera, eccetera. Però la maggior parte dei deportati politici sono gli uomini della resistenza e dicono: ma noi siamo finiti qua per difendere un paese che dove sta? Tra l'altro tu hai riportato una testimonianza di un reduce che sale su un treno, viene immediatamente fatto scendere perché l'elemento estraneo si ha paura che porti le malattie, no? Questa frase sull'elemento estraneo che lo sentiamo ripetere ancora oggi, no? Sui migranti e quindi, cioè, umanamente nei confronti dei reduci questo muro, no, che si alza, è un'esperienza che hanno fin da subito, no? Era solo, scusa, una Passato, parentesi. no, assolutamente passato il Brennero, la delusione è totale perché praticamente tutti chiedono il biglietto del tram. Poi ho trovato delle storie che sono allucinanti. Alcuni rimpatri da Auschwitz sono avvenuti via aerea e sono stati organizzati dagli americani, non dai sovietici, che chiedevano 16 sterline per ogni viaggio aereo, per un viaggio aereo sulla Rafah. Insomma, trovare 16 sterline non era particolarmente facile uscendo da Auschwitz-Birkenau, no? E quindi lì poi c'è anche la dimensione picaresca del rimpatrio, e quindi c'è Lello Perugia che si fidanza, si fa dare la dote e con quei soldi compra il biglietto per lui e per gli altri. Ecco, e su questo la documentazione poi è proprio bella, la documentazione archivistica, perché tu riesci a prendere i racconti di Primo Levi in cui racconta questa storia qua in maniera sempre meno filtrata. La Tregua lo accenna, ma non gli vuol far fare brutta figura. E poi c'è invece in un racconto Il ritorno di Cesare in cui dice qualcosina in più. E poi ho trovato questa lettera in casa di Lello Perugia, scritta da Primo Levi, che gli dice: sai, mi rendo conto che insomma è una sfortuna avere un amico come scrittore, però
però io ormai l'ho scritto, tanto non è detto che la gente debba sapere che Cesare sia tu. E lui si è conservato queste 16 sterline, questa, la ricevuta delle 16 sterline per pagarsi il rimpatrio. Ecco, anche questo intendo quando dico che la violenza non è finita. Perché violenza? Ma dove le trovi 16 sterline dopo Auschwitz? E quindi c'è chi fa finta di fidanzarsi, c'è Piero che riesce a trovare Piero Terracina che riesce a trovarli attraverso, attraverso la comunità. E altra storia straordinaria, quella di Piero Terracina, che forse è l'unico delle persone che ho intervistato, sicuramente, nell'insieme delle testimonianze, mi sembra comunque l'unico che paradossalmente non si è sentito abbandonato. Perché non lo è stato? Ed è uno degli ultimi a tornare. Cioè, pensate, Levi, che fa tutto quel giro assurdo raccontato nella tregua, torna a ottobre. Piero Terracina torna 2 mesi dopo. Ha 16 anni, è stata sterminata tutta la sua famiglia. E a un certo punto si rende conto di essere stato proprio dimenticato dalla storia, dagli uomini e da chiunque. Dice, io qui ci rimarrò tutta la vita. E sta a Odessa. E trova e scrive una lettera a Quaroni, ambasciatore italiano a Mosca, che tra l'altro in questo momento sta ripristinando le relazioni diplomatiche tra Italia e Unione Sovietica, insomma c'è da fare, sta lavorando, eppure verrebbe a questo ragazzino. E si crea questa corrispondenza che dura 3 mesi, che è stata una delle cose che più mi ha aperto il cuore quando l'ho ritrovata, perché è chiaro che Piero Terracina non ce l'aveva dietro, perché nel frattempo aveva fatto il giro di mezza Europa, ed erano passati 80 anni, in cui l'ambasciatore gli dice: ma non ti preoccupare, ci penso io, fai questo, fai quello, raccontami, dimmi dove sei, dimmi dove ti spostano, io cercherò di intercedere per te, e scrive, e fa, e non smuove niente, perché la burocrazia sovietica, ma non la smuove neanche un ambasciatore, cioè ecco questo macigno enorme. Però questo qui sa di non essere stato abbandonato, e Piero mi raccontava e diceva: ma c'era l'ambasciatore che si occupava di me, cioè si sente parato in questo momento in cui realizza che sono stati sterminati tutti quanti. Lui può scrivere all'ambasciatore e scrive poi delle lettere straordinarie in cui si stranisce, dice: quindi allora se voi non mi fate tornare io qui ci muoio, quindi datemi una mossa, mi sta venendo la tubercolosi, cioè anche di un certo piglio di una straordinaria intelligenza, un ragazzino che a 16 anni dopo Auschwitz contatta l'ambasciatore. Lui torna quasi per ultimo, però è l'unico che non ha sentito questo senso di abbandono di cui tutti mi hanno parlato, questa delusione per il mondo denunciata prima da Levi e poi da tutti gli altri testimoni, dalla testimonianza di Piero Terracina non emerge. E quindi, ecco, questa forse è una delle poche cose che possiamo imparare da questa vicenda. Cioè, poi il comportamento individuale pesa, e pesa tantissimo, e la solidarietà fa la differenza, perché nei fatti Piero Terracina torna per ultimo, quindi Quaroni politicamente e praticamente ha fallito, umanamente no, e tutto il resto della seconda vita di Piero Terracina è stato diverso, e quindi alla fine ha vinto. C'è la domanda, c'è una domanda di Silvia Fassio, se vuole farla direttamente oppure la leggo io. Silvia Fassio? Vabbè, comunque, il ritorno di chi è rimasto mutilato com'è stato? Quelli che magari sono tornati con delle mutilazioni, che sono comunque riusciti a ritornare indietro. Allora, questo non lo so perché il ritorno di chi è stato mutilato in realtà segue grosso modo un altro itinerario, perché parliamo di un problema che si sviluppa soprattutto, che caratterizza soprattutto i prigionieri di guerra. Non ci sono mutilazioni nei campi di concentramento e di sterminio, ci sono direttamente degli assassini perché non era possibile sopravvivere se non si era in salute. Al di là dell'ultimo periodo si finiva poi nella camera a gas, e quindi non, la mutilazione è proprio storicamente un qualcosa che riguarda i prigionieri, non i deportati, e i prigionieri, se non i prigionieri che rientrano dalla Russia e che quindi chiaramente passano per il nord Italia, i prigionieri finiti in mano degli angloamericani arriveranno invece nel sud Italia, quindi bisogna andare a vedere tutte le carte della Croce Rossa
a Taranto fondamentalmente e a Napoli. La situazione è molto difficile, io mi ci sono imbattuta appunto cercando di ricostruire il quadro generale nella prima parte del libro, e fondamentalmente non in questi, diciamo, campi che si creano a ridosso dei porti per smistare i prigionieri non ci sono neanche le coperte, e quindi per i mutilati deve essere tutto doppiamente difficile, perché si tratta di rimpatri che avvengono in condizioni difficilissime, viaggi lunghissime, perché chi arriva a Taranto e chi arriva a Napoli ci arriva via mare, chiaramente. E quindi soffre un viaggio molto più difficile rispetto a chi, non dico sta in buone condizioni di salute, ma sta in condizioni di salute non eccessivamente gravi. Ibaldi? Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, la mia è una, più che altro una richiesta un po' particolare, una curiosità, però proprio stavo ricordando appunto le pagine della tregua di Primo Levi. Mi ricordo di questa figura del greco di Salonicco, che sostanzialmente gli dà proprio, come si dice, gli dà delle dritte per farlo sopravvivere, perché altrimenti si sarebbe perso, diciamo, in mezzo appunto al caos in cui stavano rientrando. E la prima cosa è chiaramente avere un buon paio di scarpe, oltre a un atteggiamento molto, sì, molto, diciamo, greco, appunto, molto orientale nei confronti del lavoro. Cioè, il lavoro deve essere comunque, almeno per lui si, cioè, il Primo Levi si metteva a disposizione, lavorava per il greco che gli procurava comunque delle cose da fare, aveva una filosofia un po' così, diciamo, sul commercio in generale, che Primo Levi è assolutamente non, anzi quasi lo vedeva come un, non dico un truffatore, però qua ci mancava poco. E, ecco, la cosa che, appunto, degli scarponi, siccome abbiamo fatto l'anno scorso una sorta di indagine così su un archivio che abbiamo qui di un partigiano della 23ª Brigata Canale, che ha lasciato appunto sia degli oggetti che delle fotografie, però in particolare gli oggetti, e quindi le volevo domandare se nelle sue interviste o nell'andare a spulciare appunto la documentazione fosse venuto per le mani un oggetto, comunque un qualche cosa di tangibile che ha aiutato, che magari qualche reduce si è portato a casa, e in qualche modo il fatto insomma che lo potesse possedere lo poteva da una parte sia farlo risentire, proprio farlo riappropriare della propria identità, ma da una parte anche fargli ricordare appunto questa esperienza di rientro. È molto bella questa domanda, anche, no, grazie a lei, è anche molto difficile. E, ecco, intanto tornando al greco, è esattamente il rapporto, uno dei rapporti che cercavo di delineare prima, quello tra il greco e Levi, sostanzialmente rientra nella nostra categoria di chi è più forte e chi è meno forte. Levi è un intellettuale, è uno che si è poco sporcato le mani, il greco sì, è un truffatore, poi lo vediamo in un modo positivo, in un modo buono, ma è uno che sa come muoversi nel mondo, e è anche un po' il più furbo che aiuta il meno furbo, ed è, e non solo è il più furbo, ma è anche il più saggio, perché questa roba del non c'è pace, in realtà il greco, a Primo Levi glielo dice immediatamente, e è il greco che gli dirà guerra è sempre, dirà sei scemo se pensi che la guerra è finita, non è finito niente. Di oggetti, per la mia esperienza, per le interviste che io ho potuto raccogliere, sono due, e simbolicamente è molto bello che siano questi due. Il cibo, se lei mi permette di farlo rientrare negli oggetti. E quindi questo cibo portato durante il viaggio,
in una condizione in cui ci si deteriora in un modo schifoso, eppure in tanti continuano a portarselo dietro. E parliamo di un panetto di margherita, e parliamo di una roba, un pezzo di pane che poi diventerà immangiabile, ma nonostante questo in molti se lo portano dietro. E questo lo spiega bene sia Piero Terracina sia Virginia Gattegno. Non era per la fame, era per l'idea di poter avere fame. E quindi simbolicamente serviva, perché poi è immangiabile se io mi porto dietro un pezzo di pane per 6 mesi e non ci faccio niente, però mi aiuta psicologicamente per l'idea. E l'altra cosa è un pezzo di carta e sono le prime pagine di diario, e quindi un po' scrivere a pane, ecco, sono questi due elementi, no, cioè nutrire l'anima e nutrire il corpo, e secondo me è molto bello che siano questi due. Di altri oggetti se non pagine, e quindi pagine e matite e cibo, io non ho sentito parlare. Andrea Carnino, se vuole fare la domanda. Buonasera, io ho sentito che dopo la liberazione molti ebrei si sono rifiutati di tornare nelle loro nazioni, quindi sono diventati apolidi, nell'attesa poi di andare a vivere nello Stato di Israele, che è nato nel 48. Addirittura c'era stata una questione che e gli americani, gli europei dicevano: gli ebrei li trattiamo come i tedeschi, solo l'unica differenza è che non li uccidiamo. Allora, sì e no. Allora, il fatto che si siano rifiutati di tornare nelle loro nazioni, secondo me, è una riflessione che possiamo invertire, perché è vero che molti non ci vogliono tornare, però è molto vero, è anche vero che in realtà non c'è più un posto dove tornare. Pensiamo soprattutto agli ebrei dell'est, in cui è difficile che si siano salvate due o più persone dello stesso nucleo familiare. E quindi non è una scelta di non tornare, è una condizione esistenziale. Cioè, si tratta di dover proseguire una vita laddove quella strada e quella casa ti parla di tua madre che è morta ammazzata, di tuo padre che è morto ammazzato, del vicino di casa che è morto ammazzato, del compagno di classe che è morto ammazzato, di tutti quanti. E tu sei l'unico di un nucleo. Non volerci tornare, mi sembra scorretto interpretarlo come una scelta. E non c'è assolutamente inizialmente il desiderio di andare in Israele. Primo, perché Israele ancora non c'è. Il secondo, perché non si sa. Poi abbiamo anche un altro problema politico, perché in tutti i territori dell'est passano dal nazismo al comunismo, dove c'è un antisemitismo fortissimo, dove gli ebrei non sono affatto ben voluti, dove l'odio verso gli ebrei continua in formule diverse, tutto quello che vuole, ma si passa da una dittatura all'altra. Quello che lei diceva, quando si diceva ne stiamo trattando gli ebrei e gli americani come hanno fatto i tedeschi, lei fa riferimento al rapporto Harrison, che è il primo rapporto ufficiale che viene fatto sulla condizione dei campi per displaced person. Ed è questo molto interessante, perché si dice appunto stiamo trattando gli ebrei come hanno fatto i tedeschi, salvo che non li sterminiamo. Da quel momento, e siamo nell'agosto del 45, si decide che gli ebrei devono appartenere ad una categoria diversa. Non sono solamente dei dispersi, sono degli ebrei dispersi. Hanno sofferto di più, hanno avuto un percorso particolare e quindi devono essere trattati, semplifichiamo, con più riguardo. Tutta questa roba qua però non riguarderà gli ebrei italiani, che nel frattempo sono già partiti. Alcuni sono già tornati nell'estate del 45 e altri sono invece in viaggio, quindi non rientrano neanche in questa categoria. Cioè gli ebrei italiani smettono sostanzialmente di essere considerati ebrei e stanno in questa terra di nessuno fino a quando finalmente la loro posizione viene legittimata in patria. Molti dell'Europa dell'Est, a cui lei accennava, che non riescono, ecco, non direi si rifiutano, non riescono a tornare nel proprio paese, passeranno proprio dall'Italia, che diventa la porta di Sion, diventa il luogo deputato all'immigrazione
clandestina fino al 48 e poi non clandestina con la fondazione dello Stato di Israele. Grazie Massimo Branda. Grazie. A lei. Sì, buonasera, attivo magari. Allora, io volevo chiedere, scusa, non si è attivata la videocamera. Ah, ecco. Buonasera. Che era cosa? Alcuni anni fa un amico di Canelli mandò alla nostra associazione una fotografia di un gruppo di reduci dai campi in Germania, probabilmente buona parte internati, ma credo anche qualche deportato, che era praticamente una sorta di festa dell'arrivo in gruppo di tutti questi deportati con una serie di donne canellesi che erano andati a prenderli. Poi, leggendo i giornali dell'epoca del giugno-luglio del 45, ho visto che era molto attiva la diocesi di Asti nel mandare dei camion sia di aiuti che di anche proprio per riportare a casa questi ragazzi in due centri di raccolto, Bolzano e Verona, se ho capito bene. E quindi volevo chiedere se era un'iniziativa, a parte, poi ho letto che faceva parte di un progetto più generale che era dell'Opera Pontificia, però se tutte le diocesi erano organizzate in questa maniera e se in qualche modo abbiano supplito rispetto alla mancanza del governo e se quest'opera fosse limitata ai soli internati o se coprisse anche i deportati, cui probabilmente era anche più difficile andarli a trovare, ecco, per magari gli elenchi non erano così chiari e si sapeva dove fosse la gente, insomma. Allora, sì, l'Opera Pontificia, sostanzialmente la Chiesa continua a fare quello che ha fatto durante la guerra. Durante il periodo della guerra civile, 43-45, l'assistenza dello Stato non c'è più. L'assistenza, pensiamo agli sfollati, ai bombardati, a chi ha subito i bombardamenti, è fondamentalmente quella della Chiesa. Quindi in questo stato completamente assente, non riesco a trovare un'altra parola, ma insomma, Soldoni, il re, Badoglio, prendono e se ne vanno. No, l'assistenza è completamente nelle mani della Chiesa e l'Opera Pontificia, la PCA, la Pontificia Commissione di Assistenza, fa cose straordinarie ed è anche l'unica che riesce ad entrare in alcuni campi, tant'è che si è dipanata tutta una polemica sul fatto che poi in realtà non abbia riportato indietro molti reduci e non abbia fatto assistenza solamente agli italiani, ma a mio avviso è chiaro che non abbia fatto assistenza solamente agli italiani, la Pontificia Commissione era lì per tutti, non per gli italiani. Poi lo Stato del Vaticano geograficamente è in Italia e quindi è chiaro che tornando indietro abbia, tra virgolette, dato un passaggio agli italiani e non a deportati di altre nazionalità. Ma non lo dobbiamo intendere come un aiuto per gli italiani, perché noi siamo abituati a pensare al Vaticano come una roba che bene o male sta a casa nostra, però è un altro Stato e come obiettivo non ha l'assistenza agli italiani, ma l'assistenza alle persone, agli esseri umani, insomma, mettiamola un po' come volete. E quindi riesce assolutamente a sopperire. Sono due le riesce a sopperire e riesce, tra l'altro, e troviamo c'è tutta una roba di proselitismo non indifferente, perché poi si va a votare, e quindi il reduce è importante. Perché il reduce va assistito e bisogna assistere anche la moglie del reduce, bisogna accoglierlo e bisogna da una parte inserirlo e dall'altra in qualche modo portarlo dalla propria parte. E non è un caso che poi tutti i reduci assistiti, una buona parte dei reduci assistiti dalla Pontificia Commissione dell'Assistenza abbiano in qualche modo, non dico indirizzato il voto, ma insomma visto con un certo occhio l'opera che lo Stato del Vaticano ha fatto e lo Stato italiano invece non ha fatto. E non è un caso, a mio avviso, che sia proprio sul fenomeno del reducismo che si incomincia a giocare una battaglia elettorale. Chi è che va ad aiutare i reduci, che va ad accoglierli, va a portare le mele, pane e formaggio?
Poi i testimoni, tutti si lamentano, che dicono, ma come, sono una mela e solo pane e formaggio. Ma nei fatti chi ci va? Ci va la Chiesa e ci va il Partito Comunista. Chi si muove meglio? La Chiesa, perché ha una struttura organizzativa da secoli, se non da millenni, e riesce a fare molto di più. Però sono due gli interventi che arrivano e che nulla hanno a che fare con il governo italiano, con lo Stato italiano. Il PC sta lì in quanto partito, non in quanto governo. Alberto Amisano, se vuole fare la domanda. Sì, ritornerei dopo queste riflessioni sicuramente più grandi, più impegnative, più importanti ad aspetti legati alle avventure, alle esperienze personali dei sopravvissuti. Forse ho visto troppi film e molti romanzati magari sul tema. Mi chiedevo già quando parlavate di oggetti, di ritorni improbabili, se ci sono delle testimonianze di uomini e donne che sono tornati da soli, come intraprendendo un viaggio attraverso tutti i territori occupati e non, e sono arrivati su due piedi, appunto, o con i mezzi a disposizione a casa, cioè se avevano la possibilità di tornare da soli o si sono fuggiti non fidandosi magari di finti aiuti, di finte promesse, di 16 sterline, eccetera, eccetera. Se abbiamo testimonianze di viaggi solitari, di ritorni solitari in patria, ecco. Allora, testimonianze di viaggi solitari, no. Di viaggi dove non abbiamo qualcuno dall'alto che aiuta, sì. Nel senso che a un certo punto si staccano da questa amministrazione lentissima, e questo ce lo racconta anche Primo Levi, sempre sul Ritorno di Cesare, a un certo punto lascia e se ne va. Però c'è sempre un minimo di aiuto. Cesare lascia, ma raggiunge il consolato a Bucarest, qui riesce ad avere un minimo di aiuto e da lì torna. Si creano dei piccoli gruppi perché non è possibile tornare da solo, perché c'è chi non sa leggere una cartina, perché si ha paura, perché fa freddo, e quindi si creano questi i micronuclei in cui il più forte aiuta il più debole, ed effettivamente si tornano rimediando dei passaggi. Non è un caso, infatti, che tornano così alla spicciolata, e nei fatti gli ebrei usufruiscono di quel minimo di assistenza, appunto, di cui parlavamo prima, organizzato dalla Pontificia Commissione di Assistenza, ma poi al Brennero qualcosa viene organizzato anche dal governo. Gli ebrei usufruiscono non perché ne hanno diritto, perché sulla carta non rientrano nella definizione di reduce, quindi non ne hanno diritto, ma sono uno su mille, due su mille, quindi passano, insomma, la mela gli è andata anche a loro. E poi proseguono sostanzialmente da soli, tant'è che, appunto, è emblematico, come dicevamo prima, tutti quanti si trovano davanti al controllore sul tram della loro città che gli chiede il biglietto, e qualcuno viene arrestato e quindi viene portato lì e dicono, ma come, ma si figuri, no, ma poi per le donne diventa un'accusa, ma non è vero che lei torna dal campo, perché non è possibile. E gli uomini, qualcuno fa botte, perché trova il controllore davanti che gli chiede, gli mena. E qualcuno, Mario Limentani, viene fermato, ci sono degli operai del gas che stanno sul tram, e lui sta per picchiare questo controllore, e questi si mettono in mezzo e gli dicono no, lascia perdere, e Piero Terracina arriva con un treno e chiama e si fa venire a prendere. Cioè è veramente, sì, una storia di, come la racconta Edoardo De Filippo, cioè si torna a piedi rimediando un passaggio su una tradotta per un pezzo, scendendo, appoggiandosi in qualche
in qualche campo, ripartendo da soli, quindi l'iniziativa è qualcosa di fondamentale, iniziativa e solidarietà, perché in molti si aggregano, perché poi avere l'iniziativa, beh, di tornare a casa e veramente di prendersi cura di se stessi, beh, è qualcosa di una persona matura, di una persona consapevole, anche per l'età. E gli ebrei sono tutti ragazzini, quelli che sopravvivono, e quindi in qualche modo si accodano a qualcuno di più grande in grado di farlo. Quindi sì, tornano molti a piedi. Grazie. A lei. Ci sono ancora Volevo altre solo, domande? no, No. volevo solo, c'è un'esperienza della provincia di Asti, è un piccolo paese, Rocchetta Tanaro, che organizza un paio di camion e vanno al Brennero. Perché vanno a Bolzano, scusatemi, perché in quel paese combinazione oltre 70 ragazzi sono stati presi durante un arrestamento nazifascista e vengono tutti deportati a Bolzano. Poi da qui alcuni di loro, un 30%, vanno a Mauthausen. No? E quindi la testimonianza di un paio di sopravvissuti astigiani racconta di questa iniziativa, ma non da soli, non solitari, ma insieme ad altri italiani, di uscire. Andare per conto loro e arrivare al confine. E dice: e quando abbiamo visto a Bolzano questo camion con su scritto Rocchetta Tanaro, per noi è stato davvero la liberazione, no? Però penso che sia un'eccezione legata proprio al fatto di questa casualità, di molti ragazzi deportati a Bolzano, per cui il futuro sindaco, che era stato partigiano e che li conosceva uno per uno, l'iniziativa, no, della comunità che si va a riprendere i propri ragazzi, ma credo che sia una rara eccezione, insomma. Oh, non ci sono più altre domande, lascio la parola a Nicoletta per la conclusione. No, io posso solo ringraziare, ma penso a nome di tutti, davvero la grande sensibilità e umanità di Elisa nel ricostruire questo difficile, difficile davvero pezzo di storia e ringraziarla tantissimo perché appunto questo libro si sentiva la mancanza di questo libro. Quindi grazie a nome di tutti. Il libro è in vendita presso il Pellicano, la libreria di Asti in Corso Alfieri, quindi lo potete trovare lì. E grazie davvero per essere stata con noi di Ma cuore. grazie a voi, insomma, ecco, la bravura se c'è nasce dal fatto che sono stata fortunata e mi sono potuta confrontare per anni con chi mi ha raccontato e quindi ti aiuta, ecco, a vedere il fenomeno proprio da un punto di vista esistenziale e non come spostamento geografico. Esatto, sì, grazie grazie. davvero, a nome anche di Grazie tutti. a voi. Grazie, Grazie, arrivederci. alla Grazie. prossima, Buona ciao. serata a tutti. Buona serata. Grazie, ciao. Grazie, Elisa. Buona Grazie a serata. voi. Buona serata. Grazie.